Il Movimento Siderno Libera Progressisti per l'Unità ha organizzato un incontro dibattito presso la sala consiliare del comune di Siderno sul tema La diga sull'Ordo, una grande risorsa per la crescita, la salvaguardia e la valorizzazione del nostro territorio. L'incontro si è aperto con i saluti ed una introduzione del presidente di Siderno Libera, Alessandro Siciliano. Ha portato i saluti il sindaco della città di Siderno, Riccardo Ritorto, ed il delegato del consorzio di bonifica di Colonia, Cecè Carnà, visto che il presidente, dottor Arturo Costa, non è intervenuto, suscitando anche il rimprovero del consigliere di minoranza Giuseppe Arone, che ha anticipato la volontà di dimettersi per protesta nei confronti dell'attuale presidente che, ha detto Arone, non doveva mancare ad un'iniziativa pubblica attesa da circa 20 anni. Ha relazionato l'ingegner Caminiti, responsabile della sicurezza della diga sull'Ordo, e l'ingegner Macricco Reale per le proposte progettuali. Una spesa di 90 miliardi più o meno negli anni 90, quindi una cifra notevolissima, ma al di là dell'enorme spesa, io credo che la risorsa ambientale, la ricchezza di quel paesaggio e questo polmone di verde che può diventare per Siderno e per la Ionica un punto importante di sviluppo e di salvaguardia anche del territorio. Per quanto riguarda la situazione di eventuali proposte, voi cosa proponete? Ma io la sintetizzerei con alcune parole. Io credo che si possa far diventare questo posto un centro di formazione ambientale, almeno questo è un pensiero forse del movimento che io ho fatto mio e quindi sono fermamente convinto che può diventare anche questo pezzo di nostro territorio simile, mi viene sempre da pensare a Mongiana, quei posti realizzati dal Corpo Forestale dello Stato. Sembra veramente di stare, quando si cammina in quelle zone, in un altro pezzo di Calabria diversa. Ecco, quindi io penso che si possa realizzare qualcosa di simile anche qua da noi.